E allora, hai fatto un disco. Ma chi me l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto? Dopo 10 anni mi sembrava pure ora. Ignota sognatrice. Sognatrice. Come mai questo titolo? Perché racconto favole di donne, di tante donne diverse, con tante storie. Sono favole d'amore, favole narranti di poetesse, scrittrici come Alda Merini, Rosa Balistreri, insomma donne attiviste, donne che hanno lasciato un segno nella storia, e quindi ancora le vogliamo raccontare, e anche a me, sì, assolutamente, le vogliamo ancora raccontare. Come se fosse un vestito di festa, l'amo nuda nel corpo ed alta la testa, e con tutte queste donne Massimo cosa ci fa accanto a te? Massimo è sempre circondato da tantissime donne. Amo l'animo femminile, diciamo. Allora sono molto contento di essere venuto qui stasera. Allora, a parte gli scherzi, che cosa in questo progetto, che io so che sostieni lei da un bel po' di tempo, ci conosciamo da un po', sì, finalmente sei arrivato alla realizzazione, alla concretizzazione, quindi un percorso che è nato molti anni fa, diciamo che comunque le canzoni di questo disco sostanzialmente hanno la durata di 2 anni. A volte siamo partiti da testi, a volte dalle musiche, abbiamo costruito questo percorso che racconta appunto la storia di queste donne della nostra terra, ma anche non solo. Abbiamo insomma una canzone dedicata a Anna Magnani, una Gabriella Ferri, Rita Atria, insomma storie di donne coraggiose che hanno insomma lottato per la difesa dello Stato di diritto, non soltanto il diritto, diciamo, alla giustizia, alla democrazia, al lavoro, come ovvio, ma anche alla bellezza, al sogno, alla possibilità del cambiamento e del riscatto. C'è una canzone anche contro la violenza sulle donne che verrà rappresentata in teatro con un video, insomma, quindi un disco molto schierato da questo punto. Perché voi presentate questo bellissimo lavoro quando? L'11 giugno al Teatro Jolly, mi raccomando, sabato, non mancate. 11 giugno al Teatro Jolly. A che ora? Alle 9:30. Certo, al minimo. Già in teatro. Da teatro. Sarà uno spettacolo molto complesso. Infatti, molto perché so che non siete soltanto voi, avete coinvolto tante per l'occasione di presentare un disco che ha una storia molto particolare, e quindi ci è piaciuta l'idea di appunto rappresentarlo coinvolgendo anche altre creatività e facendo un lavoro insieme, diciamo, di intelligenza al basso, diciamo così. Per cui infatti lo spettacolo è nato dalla collaborazione di Margherita con la coreografa Giulia Compagno della Scuola Flamenco, con l'attore Anton Giulio Pandolfo, lo scrittore che cura la drammaturgia e lo spettacolo che è Nicola Lo Bianco. Poi abbiamo le foto di Amedeo Caporrimo, che racconta appunto anche dell'associazione di Peppino Impastato. Sì, per l'occasione presenteremo e sarà allestita una mostra Emigrazione e Migrazioni curata da Pino Dicevi dell'associazione Impastato, che gentilmente ci ha offerto la possibilità di allestirla e potrà essere visionata all'interno del teatro durante l'intervallo. E anche un concerto per non dimenticare i caduti alla mafia. Abbiamo pensato che sì, la violenza contro le donne assolutamente va detto e va ribadito, insomma, questo concetto, ma contro ogni tipo di violenza e di sopruso in generale. Abbiamo dei musicisti, so che avete degli ottimi musicisti che vi hanno aiutato anche in questo disco. Intanto il direttore artistico, che è stato anche uno psicologo, Toti Denaro, che ci ha seguito, produttore, ha fatto un grandissimo lavoro anche per creare le canzoni in sé.
Quindi, arrangiate, arrangiate sì, le canzoni. Non sapevo questa peculiarità di Toti, mi fa molto piacere. Toti è un cervello musicale, diciamo, molti esplosivo. Questo che c'è la batteria, un altro nome che a Palermo ormai si fa strada. Nando, Nando Piccoli. Toti Denaro in questo caso suonerà il basso. Toti che è un batterista, suonerà il basso e ha lasciato la batteria a Nando, appunto. Alle tastiere abbiamo Fulvio Signorino, abbiamo al violino Serena Cosentino, un'altra donna che insomma molto, che ha qualcosa da dire, da molto brava, e poi alla chitarra chiaramente Marco Papale che ti siete circondati di grandi artisti, giustamente, perché c'è una serata particolare, che la vostra musica ha bisogno di essere sostenuta da questi grandi musicisti. Certo, assolutamente. E poi diciamo, per sdrammatizzare, anche la presenza di un duo comico, che è il duo Ci Aiuti, Massimo Marotta e Fabrizio Costanzo, che spezzerà diciamo la poesia dell'evento e ci riporterà alla durezza della realtà, però sempre in maniera divertita e divertente, facendoci riflettere sui paradossi del nostro tempo. Vabbè, vi ringrazio, grazie da parte di Arte Viva. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. In bocca al lupo. Grazie. Crepi il lupo, ciao.